Anche se faraone, Tutankhamon di fatto era un bambino. È probabile che si sia legato molto alla sua giovane sposa, unico ricordo dei tempi della sua fanciullezza. Dopo la morte del faraone Akhenaton, si perdono le tracce anche della regina Nefertiti, madre di Ankhesenamon. Con ogni probabilità, morì anch'ella nello stesso periodo. Rimasti orfani, Tutankhamon e Ankhesenamon si trasferirono a Tebe, lasciandosi alle spalle la loro infanzia, la loro religione e perfino i ricordi affettuosi del padre, ora marchiato come eretico. Dagli oggetti trovati nella tomba sembra che la giovane coppia fosse inseparabile. Uno dei pezzi più commoventi è un piccolo reliquiario d'oro in cui una volta alloggiava la statua del giovane faraone. Ciascuna delle scene del reliquiario mostra anche Senamon nel ruolo amorevole della moglie. Le decorazioni mostrano la giovane coppia in atteggiamenti intimi e affettuosi. Mentre Tutankhamon caccia, anche Senamon gli porge la sua prossima freccia. Qui invece Tutankhamon sparge del profumo sulle mani della sposa. È evidente che erano molto devoti l'uno all'altra e che amavano stare insieme. Per ragioni politiche, la cerimonia del loro matrimonio era avvenuta quando erano ancora bambini, ma al di là di tutto esisteva un profondo legame fra marito e moglie. Il reliquiario era forse un dono che anche Senamon aveva commissionato per suo marito. In un certo senso era una lettera d'amore scritta in caratteri d'oro. Un altro oggetto trovato nella tomba che testimonia il legame fra i due sposi è questa lampada magica che nascondeva un loro segreto. Questo bellissimo vaso di alabastro non aveva nulla di dipinto né all'esterno né all'interno, ma quando veniva illuminato rivelava in controluce la giovane coppia. L'artificio è dato dall'inserimento all'interno di un vaso leggermente più piccolo, sul quale era stata dipinta la coppia reale. Il disegno compare solo quando il vaso viene illuminato, diventando traslucido. Questi sono invece i funzionari di palazzo, che portano sul capo la benda bianca in segno di lutto. Ma sapete chi manca fra loro? Ai. Ai è su questa parete. Guardate bene cosa indossa. Ha su di sé una pelle di leopardo, distintiva del grande sacerdote, e funge da tale eseguendo la cerimonia dell'apertura della bocca di Tutankhamon. Gli dà vita e respiro per l'aldilà. Ma la pelle di leopardo non è tutto quello che indossa. Sulla testa porta la corona del faraone. E nel cartiglio sopra di lui possiamo vedere il suo nome. Ai è diventato faraone. È il successore di Tutankhamon, pur non essendo nobile. Come mai? La notizia della morte di Tutankhamon deve essere stata un terribile colpo per la giovane sposa Ankhesenamon. Come abbiamo visto, la loro unione era molto forte. Insieme avevano dovuto superare molti ostacoli e dolori, e ora Ankhesenamon era sola. Durante i giorni che seguirono alla morte di Tutankhamon, una serie di eventi ci fa pensare che diversi crimini furono commessi alla corte del faraone. Il primo di questi eventi è una supplica di Ankhesenamon, registrata su un'antica tavoletta trovata negli archivi della capitale ittita Bozakoi, nella Turchia di oggi. La missiva di Ankhesenamon era talmente eccezionale che neppure chi la ricevette, il re ittita, poté credervi. Ecco cosa diceva il testo. Il mio sposo è morto, io non ho un figlio, ma tu, mi dicono, hai molti figli. Se tu volessi darmi uno dei tuoi figli, egli diverrebbe mio sposo. Mai, infatti, sceglierò uno dei miei servitori e farò di lui il mio sposo. Ho molta paura. Perché anche Senamon era costretta a cercare un marito fuori dai confini del paese e proprio tra gli ittiti, nemici tradizionali dell'Egitto? Il re ittita rifiutò, temendo che fosse un tranello. Disperata, anche Senamon scrisse ancora una volta. Perché, hai detto, potrebbero ingannarmi? Se io avessi un figlio, scriverei forse a un paese straniero in una maniera che è umiliante per me e per il mio paese? Tu non mi credi e arrivi perfino a parlarmi in questo modo. Colui che era il mio sposo è morto e io non ho figli. Dovrei forse prendere uno dei miei servi e fare di lui il mio sposo?
Si dice che tu abbia molti figli. Dammi uno dei tuoi figli, ed egli sarà il mio sposo e re della terra d'Egitto. Allora il re mandò in Egitto uno dei suoi figli perché sposasse anche Senamon, ma egli non arrivò mai. Durante il viaggio fu assassinato. Come mai anche Senamon fu costretta a cercare disperatamente uno sposo fuori dai confini d'Egitto? In entrambe le sue lettere, la regina aveva dichiarato che mai avrebbe sposato un servitore, e questa non è certo una frase comune. Deve essere stata dettata da una precisa minaccia. Chi avrebbe potuto costringere anche Senamon a prendere un individuo non nobile come nuovo marito? La risposta fu trovata più di 3.000 anni dopo nel negozio di un prestigioso antiquario del Cairo. Nella primavera del 1931, l'egittologo Newberry trovò in questo negozio un anello con un doppio cartiglio. Uno di Ankhesenamon e l'altro di Ai. Subito Newberry scrisse a Howard Carter annunciandogli la scoperta. «Mio caro Carter, penso che ti interesserà sapere che ho appena visto un anello che ha un cartiglio con il nome di Ankhesenamon e un altro con quello di Ai. Ciò significa, senza dubbio, che Ai sposò anche Senamon, la vedova di Tutankhamon. Era dunque il vecchio visir Ai ad essere il servitore che anche Senamon così disperatamente cercava di evitare. Le pressanti lettere inviate dalla regina al re Ittita, l'anello trovato dal professor Newberry e il cartiglio di Ai sulla parete della tomba del faraone confermano che Ai divenne il successore di Tutankhamon come re d'Egitto sposando la sua giovane vedova. Ma cosa capitò ad Ankhesenamon dopo il suo matrimonio con Ai? Quando il professore Newberry scoprì l'anello che provava il matrimonio tra il vecchio Ai e la ventunenne Ankhesenamon, egli scrisse a Howard Carter. «C'è una qualche possibilità che tu possa andare a vedere la tomba di Ai? Qualora tu decidessi di compiere questo viaggio, c'è una questione di estrema importanza che dovresti verificare. Su una delle pareti della camera del sarcofago c'è una figura del re Ai con la prima moglie. Ci sono tracce di altre figure dietro alla coppia? Il cartiglio è grande abbastanza per contenere il nome di Ankhesenamon? Se Ankhesenamon fosse stata viva quando Ai morì, circa 3 anni dopo il matrimonio, senz'altro sarebbe stata raffigurata su questa parete. È quindi nella tomba di Ai che dobbiamo cercare una risposta». Ai fece dipingere parecchie decorazioni parietali nella sua tomba. Queste mostrano gli dèi che danno il benvenuto ad Ai. Ma la scena che ci parla di Ankhesenamon, quella che interessava tanto al professor Newberry, è qui. Incontriamo Ai mentre caccia nelle paludi con il suo giavellotto. Ankhesenamon dovrebbe essere con lui, è sua moglie ed è la regina d'Egitto. Tuttavia, questo cartiglio è troppo corto per il suo lungo nome, mentre è della misura giusta per la prima moglie, Ti. Questa figura rovinata in piedi è dunque Ti, e non c'è spazio dietro di lei per Ankhesenamon. I geroglifici ci dicono che Ti è la regina d'Egitto. Ma cosa è successo ad Ankhesenamon? Perché Ti possa apparire come regina, Ankhesenamon deve essere morta, così come Tutankhamon doveva morire affinché Ai potesse diventare faraone. Possiamo immaginare che Ankhesenamon subì una morte simile a quella di Tutankhamon e del principe Ittita. Siamo in presenza di una serie di omicidi? È possibile che Ai si sia macchiato di questi delitti per accedere al trono? Se Ai ha ucciso Tutankhamon, Ankhesenamon e il principe Ittita, come mai non è stato arrestato? La risposta è scritta sulle pareti della tomba di un visir, dove sono elencati i doveri e i poteri riservati ai più importanti funzionari del regno. Ecco qui la risposta. Che nessuno giudichi nella sala del visir. È lui che deve punire i trasgressori. In altre parole, nessuno può punire il visir. Non abbiamo una prova schiacciante, ma è indubbio che Ai sia il principale indiziato. In pochi mesi sono infatti morti Tutankhamon, Ankhesenamon e il principe Ittita, permettendogli di diventare faraone.
Chi se non lui può aver organizzato questi omicidi? È stato Ai che come visiere ha potuto far uccidere Tutankhamon nel palazzo. Ed è stato Ai a ordinare l'assassinio del giovane principe Hittita. Ed è stato Ai che ha potuto costringere anche Senamon a sposarlo, per poi farla assassinare. Questa incredibile sequenza di omicidi avvenuti a Tebe 3000 anni fa fu interamente opera di Ai. Alla fine, nonostante tutti i suoi sforzi e i suoi presunti delitti, Ai ricevette ben poche ricompense. Morì 3 anni dopo essere diventato re. La sua tomba subì una spoliazione. La sua mummia fu distrutta e i preziosi oggetti che avrebbe voluto portare nell'aldilà furono rubati. Oggi il suo nome è quasi sconosciuto, ricordato solamente dagli egittologi come successore di Tutankhamon. Per quanto riguarda Tutankhamon, gli egizi odiarono a tal punto quello che suo padre aveva fatto che rimossero ogni traccia del ricordo del giovane faraone. Ecco perché il suo cartiglio non compare sulle pareti di Abido, dove sono elencati tutti i re dell'Egitto. Ecco perché il suo nome fu cancellato dalle colonne del tempio di Luxor che egli fece decorare. Ma nonostante questo, il nome di Tutankhamon sopravvive. La sua piccola tomba nella Valle dei Re, subito ricoperta dai detriti, è rimasta inviolata per 3000 anni. Tutankhamon, che soffrì così tanto in vita, continua a riposare nella sua tomba. È l'unico faraone il cui corpo sia tuttora sepolto nella Valle dei Re e solo per lui si è avverata l'antica preghiera egizia. Possa il Signore delle due terre, re dell'Alto e del Basso Egitto, il faraone Tutankhamon, avere vita, salute, prosperità, come Ra per sempre.